solo persone di religione cattolica, ci sono altre religioni, altre persone, e credo che il rispetto di questa città nei confronti di tutti sia anche quella di dare l'opportunità di far sì che ognuno nei propri ideali, nel proprio essere, nella propria diversità rispetto agli altri, possano scegliere anche la cremazione rispetto ad altre situazioni. Io non lo so, non sono un tecnico di queste cose, non so se ci sono problemi, mi riferisco a quello che leggevo sulla stampa questa mattina, ma se il pensiero è quello, io non so se sprigiona questi impianti la diossina addirittura, così è riportato, ma è riportato così tra virgolette, quindi non lo so se la dichiarazione è stata questa. Ripeto, non sono un tecnico, noi non spendiamo un soldo su questo, se non 10.000 euro per dare un incarico di uno studio di fattibilità che affronti anche questa problematica, che se riusciremo a realizzarla, e qui Daniele è un project, se riusciremo a realizzarla non ci costerà niente. Se poi anche qui, come ormai facciamo su tutte le questioni, ne vogliamo far sempre questione economica, dico che questo comune potrebbe avere l'opportunità di guadagnare qualche soldo, perché si pagherà un canone, perché ci sarà una percentuale purtroppo su quelle spese che avverranno, e quindi rispetto, con tutte le garanzie che possa dare l'impiantistica, credo che sia un salto di civiltà anche poter affrontare questa questione. Continuo. Arredo urbano e verde pubblico. Allora, chi è che non vede che i cosiddetti nostri giardini, i giardini, perché ieri si ha i giardini prima di avere i parchi e tutte le altre aree attrezzate, cioè i giardini della città di Jesi e quelli a destra e a sinistra di Viale Cavallotti, no? Non credo di inventare niente. È il primo problema che ci siamo posti, e ci destiniamo 180.000 euro per fare cosa? Per riportare a un minimo di decenza quei luoghi, no, che tutti da sempre hanno frequentato e che ha bisogno di tutto, dal gioco del bambino, dall'area verde da sistemare, dall'irrigazione da rifare, dai vecchi gazebo storici che sta nella parte destra, cioè nella parte dove poi c'è l'ingresso allo stadio, sono decenni lasciati in uno stato d'abbandono, cose della nostra storia, dei primi del Novecento. Ci sono, credo che tutti le vedranno come, no, come le vedo, ci sono panchine in ferro battuto che stanno in prossimità di quei gazebo, che credo che sia un minimo dignitoso riprenderli e riportarli a giusta vita, si potrebbe dire così. Le altre installazioni di arredo urbano, credo che tutti notiamo i cestini razionalmente distribuiti qua e là per la città, ma senza un piano di dignitoso anche quello, nei parchi, nelle aree verdi, all'interno sempre delle aree storiche e così via. La sistemazione delle o il rifacimento, rientro un attimo nella città storica, via Cavour, la vogliamo lasciare così, via Mazzini, non si transita più in via Mazzini, sono anni che anche lì sta succedendo questo. Via Palestro, l'altra via asfaltata di un'area storica che grida vendetta solo per il fatto di essere in una città stupenda, con asfalti, toppe, mattoni, cose abbandonate e tutto il resto. Continuo nella viabilità, l'impianto di videosorveglianza. Non è poi così una grande spesa, si tratta di organizzarlo. Ne parliamo da tutte le parti, ne parliamo tutti, tutti in questo Consiglio Comunale, ne ha parlato tutti, al di là della maggioranza che l'ha scritto nel programma elettorale prima e nel programma poi di mandato che abbiamo tutti riportato. E il giochetto sui parcheggi, non sono quattro, non, si è voluto dare un'immagine sbagliata dei parcheggi. I parcheggi è uno, quello che vogliamo realizzare, consigliere, è uno i parcheggi, è la sistemazione di tutti i parcheggi a Porta Valle. Nessuno vuole togliere il verde a Porta Valle, ricordo solo che questa città
e questo grazie a tutte le amministrazioni che si sono succedute, soprattutto le precedenti, perché noi è un anno che siamo qui, per precedenti intendo 20, 30, 40, 50 anni, a 126 ettari di verde. Credo che sia una delle maggiori città italiane in rapporto tra territorio, popolazione e verde. E ce ne vantiamo tutti, tutti ce ne vantiamo di questi. Se poi adesso significa, per migliorare una situazione, toglierne forse 100 metri quadri o 150 metri quadri, non credo che sia quello il problema. Portavalle è destinata di per sé a essere un'area di parcheggio, va risistemata, vanno ricorretti gli spazi. Abbiamo visto che ricorreggendoli senza far danno a nessuno, addirittura vengono raddoppiati i posti macchina che stanno in quella zona lì, cercando di difendere le mura e quindi recuperando verde verso le mura. Gli altri tre parcheggi, consigliere Olivi, non devo essere io a insegnare queste cose, tutto vorrei fare meno che questo, ma siccome tu l'hai fatto l'amministratore per 10 anni o forse non mi ricordo, credo 10 anni, e quindi sai bene cos'è il project e sai bene che si realizza, se si realizza è perché si realizzeranno certe condizioni. E se la legge Tognoli, che qui abbiamo visto tutto l'esempio Mercantini, perché è stata utilizzata in quel senso, se qualche privato ha scritto o ha fatto la cosiddetta manifestazione di interesse, perché evidentemente ha dei finanziamenti e pensa di fare dei parcheggi, io credo che questa amministrazione, ma tutte le amministrazioni, visto che riteniamo i parcheggi mancanti da tutte le parti, cosa che poi non è così, voglia realizzare, credo che dovremmo in maniera lecita trovare tutte le condizioni per poter fare realizzare o per poter investire quei soldi in quella cosa, perché per quella cosa è finanziata o prende i finanziamenti. La sistemazione di piani viabili e di marciapiedi esistenti nella città, voi pensate che con 1.360.000 euro in due anni, previsto dal piano delle opere pubbliche, pensate che noi potremmo sistemare questa città nei marciapiedi, nei piani viabili, che con moltissima approssimazione, se vogliamo fare una cosa seria, credo che ci vorrebbero 100 milioni di euro per sistemare tutti i piani viabili, perché e sono anni e anni e anni che non facendo manutenzione, non facendo niente di nuovo di opere di questo tipo, si è creata la condizione, altro che le buche, perché una ne chiudiamo e un metro più là se ne riforma un'altra e forse le richiuderemo anche un pochino più scalettate, no? Come si diceva tempo fa. La viabilità, è impensabile realizzare quello che normalmente veniva chiamato asse nord, che non era un asse nord, perché un asse viabile è esterno alla città, non attraversa la città, o se attraversa la città lo si chiama in altro modo, non è un asse periferico. Noi prevediamo 3 programmazioni su questo, che sono soluzioni non risolutive per la vita nostra dei prossimi 50 anni. Sono 3 interventi che costano comunque milioni che cercano di sistemare o di migliorare l'attuale viabilità. Allora tutti ci lamentiamo del viale, giustamente, del viale della Vittoria, che non può essere una via di scorrimento, e allora bisogna intervenire di conseguenza. Quel viale della Vittoria, per non essere strada di scorrimento, ha la necessità che non tutto il traffico che viene da nord della città stessa venga scaricato sul viale della Vittoria, sia che vada verso mare o che vada verso Fabriano, e allora bisogna provvedere a questo. Noi pensiamo che una bretella, una strada di raccordo che va da via Puccini al viale del Lavoro possa essere una soluzione che comunque, in attesa di un asse nord o di quando ci saranno quelle condizioni all'esterno della città, possa permettere uno scorrimento migliore del traffico che ci sta affogando, perché attraversare questa città da est a ovest, anche grazie a alcuni movimenti di rotazione ma fatti su strada, credo che nelle ore di punta ormai ci voglia 40 minuti, 3/4 d'ora.
L'altro intervento è l'ampliamento di via del Verziere e quindi, diciamo, la sistemazione di questo collegamento tra le parti ovest e sud della città. Ma facendo i conti con la realtà, qui non si può prevedere una strada nuova, no, che ricostruita da nuovo. Esiste via del Verziere fino all'inizio poi della parte abitativa, per cui pensiamo di allargare e migliorare la strada esistente fin lì, e dopodiché da lì partirà la nuova variante e arriverà sulla rotatoria di via Ricci per andare verso la superstrada. Stessa logica dalla parte opposta, cioè di collegamento da ovest a nord. Manca 300 metri di una strada, di una via che è via Campolungo, cioè in prossimità del palazzetto dello sport, e con la segnaletica si rideterminerà tutta quella viabilità per collegare, ripeto, queste due parti. Assessore Garofoli, si avvia la conclusione? Devo? Direi, va bene Presidente, scusa, tempo faccio è scaduto, subito. Ecco, magari la parte più importante se ci dice, poi un'eventuale replica se ci no, fosse non è una domande. Non ho una parte più importante, ho ritenuto, scusate, anche forse che ho troppa, così vi ho raccontato queste cose perché poi al di là della politica cosiddetta, al di là di tutto il resto, credo che era opportuno entrare nel merito delle questioni, come sarà sempre di più opportuno. Io mi scuso Daniele con la commissione che abbiamo fatto perché forse per troppa corsa, non lo so, o forse ci ha incontrato altre riunioni insieme, non è stata, è vero che non è stata una commissione produttiva, nel senso che non abbiamo affrontato le questioni come dovevamo. Credo pure che sia ora di ripensarla anche a questo, all'orario, scusate se mi permetto, ma io non credo che le commissioni consiliari si possano fare alle 6:30 della sera per andare a cena alle 8. Cioè, non lo credo, nel senso che è talmente limitativo il tempo che non c'è, credo io, modo per, soprattutto quando si parla di questioni che non è una pratica, no, di questioni insomma che richiede ore e ore, ore e ore di dibattito, perché poi ognuno deve dire la sua e siccome la verità in tasca su queste cose non ce l'ha nessuno, questa amministrazione, come lo è stato sempre, è aperta a qualsiasi suggerimento, di qualsiasi soluzione di cose stiamo parlando. Vi ringrazio. Allora, grazie Assessore Garofoli. Allora adesso c'è un piccolo intoppo tecnico, nel senso il sindaco si è dovuto assentare perché contemporaneamente adesso c'è l'inaugurazione di quel convegno dedicato al dottor Alvise Cherubini, quindi lui deve presenziare per fare i saluti. Credo che mi ha parlato di mezz'ora, io direi sospendiamo i lavori per mezz'ora, il sindaco ritornerà anche perché deve illustrare degli emendamenti che sono stati da lui presentati, deve rispondere agli interventi che sono stati fatti. Mi dispiace di questo fatto sopravvenuto, ma è concomitante col Consiglio Comunale e è una materia che riguarda proprio il sindaco, non lo possiamo sostituire perché è lui che presenta gli emendamenti, è lui che li deve fare. Chiedo scusa per questo inconveniente, ma credo giustificato dall'importanza del convegno a cui deve presiedere. Ci rivediamo qui alle fra mezz'ora, 6:50. Lavori sospesi. Sì, chiedo scusa. Essere rappresentato dal vice sindaco, quindi io mi chiedo se questo non è sminuire il Consiglio Comunale e chi ne fa parte. Beh sì, perché in altre situazioni la rappresentanza del sindaco può anche essere svolta dal vice sindaco, quindi mi chiedo perché non sia stata messa in considerazione questa opportunità. Allora la risposta gliela do, assolutamente credo che si debba capire la contemporaneità degli eventi in cui